Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Uno studente delle scuole Aldini Valeriani è stato accoltellato poco distante dall'istituto da un compagno di classe. Il ragazzo è stato portato in ospedale per essere medicato, non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione sembra che i due ragazzi abbiano litigato in classe per poi proseguire alla fermata del bus, dove uno dei due ha estratto un coltellino e ha colpito il compagno. Confermata in secondo grado la condanna a 30 anni per Alessandro Leon Asoli, il ventenne che nell'aprile 2021 a Casalecchio di Reno avvelenò madre e patrigno con un piatto di penne al salmone, uccidendo lui e riducendo in gravi condizioni lei. Nel corso del processo Asoli ha ammesso le sue responsabilità per la prima volta e ha chiesto scusa. Dopo ha spiegato un percorso psicologico in carcere. Fine settimana da incubo per i residenti di Piazza Aldrovandi a Bologna per una movida fuori controllo. Chiediamo più rispetto, hanno detto ai nostri microfoni i residenti. Intanto il questore Isabella Fusiello ha annunciato maggiori controlli in tutta la zona universitaria. Sarà intensificata l'attività della polizia e saranno svolti gli accertamenti anche nei locali, ha spiegato. È scomparso ieri a Ravenna a seguito di una malattia che già da tempo lo teneva lontano dalle scene Ivano Marescotti, attore poliedrico di teatro e cinema, ma anche regista. Una carriera lunga e ricca di film e spettacoli in moltissimi teatri italiani, ma nonostante la sua vis romagnola, Marescotti era legato e molto amato anche a Bologna. Un grande attore, ma anche un maestro, lo ha ricordato oggi il sindaco Matteo Lepore, che si è impegnato molto anche per la promozione del dialetto e delle radici del territorio. Il corno alle scale di nuovo in pista con i campionati italiani giovani il 3-4 aprile al Cancelletto, i nati dal 2006. Questi giovani possono essere i tomba del futuro, dice il presidente del CONI dell'Emilia Romagna Andrea Dondi. Intanto l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini annuncia l'arrivo di diversi bandi per valorizzare e qualificare i servizi turistici del nostro territorio. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con la seconda edizione del nostro telegiornale. In apertura, come avete sentito la cronaca, uno studente è stato accoltellato poco distante dall'istituto Aldini Valeriani da un compagno di classe. Non è in pericolo di vita, per fortuna. All'origine dell'aggressione tra i due sembra appunto ci siano stati futili motivi. Ci racconta tutto Maria Elena Mele. Uno screzio nato per un banco di scuola che doveva essere occupato da uno piuttosto che da un altro studente. La lite tra i due è proseguita fuori dalla scuola, poi è degenerata fino all'accoltellamento davanti alla fermata dell'autobus. È successo questa mattina a Bologna, vittima e aggressore. Sono due studenti della scuola Aldini Valeriani. Il primo 18 anni appena compiuti, il secondo invece 17 anni. Entrambi sono di origine nordafricana. Stando ad una prima ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto, i due avrebbero litigato prima all'interno della classe, poi hanno proseguito a discutere fuori dall'istituto e alla fermata dell'autobus, dove l'aggressore avrebbe estratto un coltello e colpito il 18enne due volte alla testa, uno alla schiena e al polso. Ferite che da testimonianza non sono sembrate profonde, tanto che il giovane è rimasto sempre cosciente. Il personale del 118, una volta sul posto, lo ha medicato e poi trasportato in ospedale in codice di media gravità. Sul posto anche i carabinieri, che hanno identificato l'aggressore e probabilmente rischia un'accusa di lesioni gravi e utilizzo di arma da taglio.
Ancora cronaca, confessa per la prima volta di aver avvelenato il patrigno, gli viene confermata la condanna a 30 anni. E quanto avvenuto al processo d'appello a carico di Alessandro Leon Asoli, in carcere per aver ucciso il patrigno e tentato di uccidere anche la madre, avvelenandoli con un piatto di penne al salmone, ci informa Massimo Ricci. Ha confessato di aver ucciso il patrigno Loreno Grimaldi e di aver attentato di assassinare la madre Monica Marchioni il 15 aprile 2021 a Casalecchio di Reno con un piatto di penne al salmone avvelenate con nitrito di sodio. Il ventenne Alessandro Leon Asoli lo ammette per la prima volta nel corso del processo di appello a Bologna, difeso dall'avvocato Davide Bicocchi, subentrato per il processo di secondo grado. Nelle dichiarazioni davanti alla Corte di Assise di appello, Asoli ha anche chiesto scusa e ha detto di aver maturato la decisione di confessare in un percorso psicologico in carcere. In primo grado era stato condannato a 30 anni, condanna confermata oggi dalla Corte di Assise di Appello di Bologna. Oltre che dalla difesa, la sentenza era stata impugnata anche dalla Procura e la Procura Generale aveva chiesto l'ergastolo. Non sono soddisfatto, io ero d'accordo con la Procura e la Procura Generale, questi gravissimi fatti meritavano l'ergastolo, però le sentenze si rispettano, attenderemo le motivazioni per leggere il percorso logico argomentativo, ha detto l'avvocato Marco Rossi che assiste la madre di Alessandro Leon Asoli. Non andavano concesse le attenuanti generiche, ha aggiunto dopo la lettura della sentenza, perché i fatti sono troppo gravi. Il difensore di Asoli, Bicocchi, si è detto soddisfatto dell'esito, vista anche la richiesta della Procura Generale. La confessione di oggi non ha valenza giuridica, ma dal punto di vista morale e personale ha un significato, un primo passo nell'ottica della rieducazione, ha dichiarato. È stato condannato a 10 anni il ragazzo che lo scorso luglio ha ucciso a Castel del Rio, comune dell'Appennino imolese, il 23enne Fabio Cappai. La sentenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, il minore era imputato per omicidio volontario per porto di coltello fuori dall'abitazione senza giustificato motivo. Oltre al ragazzo, altri due giovani, due imputati accusati di concorso anomalo in omicidio, sono stati condannati a 6 mesi, a 6 anni e 2 mesi e 4 anni e 9 mesi. Il reo confesso e gli altri due inoltre sono imputati per lesioni nei confronti di un amico di Cappai. E con la bella stagione e le temperature molto miti sono tornate le nottate insonni per i residenti di Piazza Aldrovandi nel pieno centro di Bologna. Festa di lauree e musica a tutto volume creano grossi problemi come sempre a chi abita in questa zona. Un comitato propone iniziative culturali per tentare di contrastare il fenomeno. Vediamo. È tornata la bella stagione e con la bella stagione anche le notte insonni. Cos'è successo questo fine settimana in Piazza Aldrovandi? Questo fine settimana, come già da insomma, con l'ultimo mese più o meno, con l'arrivo del caldo appunto, è ricominciato il caos notturno che toglie il sonno a tutti i residenti della zona e con questo il degrado e tutto il resto, perché nel periodo delle lauree, oltre al caos normale che c'è il fine settimana dovuto alle serate diciamo dei ragazzi soprattutto che sono gli universitari che frequentano la zona, si aggiunge anche tutte le serate per festeggiare i neolaureati che iniziano dal pomeriggio e si protraggono per tutta la notte fino alle 3 alle 4 del mattino. La polizia municipale staziona nella piazza per alcune ore fino all'1:30 di notte più o meno e poi se ne vanno, ma anche quando rimangono lì comunque restano defilati rispetto a quello che è il caos della serata. E ultimamente utilizzano degli strumenti come le casse acustiche, sono grandi come dei trolley più o meno, se le portano in giro proprio come un trolley e poi li accendono e tutta la notte questi pompano musica da discoteca. La vostra intenzione è quella di puntare su una bellezza artistica culturale con diverse iniziative per poter dare anche una svolta a questo caos estivo dovuto alla movida?
Sì, l'idea di Spazio Bianchetti, che è nata come associazione in realtà non tanto tempo fa, 2 anni fa, è quella di affiancare progetti culturali, artistici, per contrastare questo degrado della piazza Aldrovandi, vicolo Bianchetti. Cioè, vicolo Bianchetti, ahimè, è conosciuto come via del Pisciatoio. Ed il questore di Bologna Isabella Fusiello ha annunciato maggiori controlli soprattutto nelle zone dell'area universitaria nelle prossime settimane. Dunque sarà intensificata l'attività delle forze dell'ordine, che comunque è già presente in modo massiccio. Inoltre, ha specificato la Fusiello, saranno anche svolti degli accertamenti più approfonditi nei locali. Sentiamo dunque l'intervista al questore. Importante per la Questura anche i controlli nel territorio, in particolare la zona universitaria. Sarà intensificato questo controllo? Sì, ci pervengono ovviamente delle richieste di una maggiore presenza delle forze dell'ordine in una zona come notoriamente critica, quindi parliamo di Piazza Verdi, via Petroni e Piazza Aldrovandi. Il nostro personale comunque è sempre presente, ma poiché c'è questa ulteriore richiesta di presenza delle forze dell'ordine, implementeremo sia la presenza sul territorio ma soprattutto i controlli ai pubblici esercizi, perché ritengo che la gestione di questi locali debba comportare per chi li gestisce anche una responsabilità soprattutto nella somministrazione delle bevande alcoliche, perché spesso episodi di violenza, episodi di aggressione derivano dall'eccessivo consumo e uso di sostanze alcoliche. Ovviamente queste sostanze vengono somministrate da chi gestisce pubblici esercizi. Possiamo definirlo come un giro di vite della Questura alla Movida bolognese? No, non è un giro di vite. Si tratta semplicemente di dover garantire un maggior grado di sicurezza sia a chi partecipa alla Movida e sia a chi gestisce una situazione di questo genere. E i 15 comitati del centro storico si sono presentati stasera in comune per chiedere concretezza all'amministrazione comunale riguardo ad una serie di problemi che li affliggono, tra cui certamente, come abbiamo visto, la mala movida e lo spaccio di stupefacenti. È andato per noi Giuseppe Pilloni. Concretamente, quindi, cosa chiedete? Chiediamo che venga monitorato il rumore in tutte le zone a forte densità di locali, chiediamo che ci siano dei vigili urbani che arrivano e in qualche modo controllano i comportamenti, chiediamo che ci sia, come dire, un'iniziativa culturale robusta, forte, importante, capace di portare pubblici diversi all'interno della zona universitaria, e poi chiediamo che ci sia un intervento delle attività di welfare, di sostegno nei confronti delle persone deboli, senza tetto, che ci sono in zona universitaria. Infine, una lotta contro lo spaccio di droga, che davvero è drammatico e produce insicurezza. Abbiamo avuto molti incontri con il sindaco e con la Matilde Madrid, ma abbiamo presentato anche tanti documenti concreti che sono il frutto di tutti questi 15 comitati del centro storico. Noi siamo un coordinamento, siamo tutte persone che abbiamo studiato i problemi e per cui la stessa amministrazione si è complimentata per i documenti che abbiamo prodotti su tutti questi aspetti. Per cui riteniamo di avere diritto anche a certe risposte, perché non abbiamo fatto semplicemente solo delle proteste, ma abbiamo anche indicato quelle che per noi potrebbero essere delle soluzioni in maniera democratica. Tutto qua. Oggi qui in comune per segnalare una serie di problemi che vi affliggono. Certo, ormai i problemi sono noti. Quello che ci è sembrato strano è che sia stata avviata una così massiccia campagna di conoscenza di questi problemi, con questionari, indagini. Io penso che i problemi di Bologna, sulla vita notturna di Bologna, siano noti e stranoti. Che più che degli studi devono essere fatti degli interventi immediati, perché in questo momento la città è fuori controllo, completamente fuori controllo. Il venerdì e il sabato in zona universitaria non si vive,
tutti fanno quello che vogliono e nessuno controlla. Il territorio non viene controllato per niente, la Polizia Municipale non si occupa degli schiamazzi notturni, naturalmente non se ne occupa la Polizia di Stato che ha altro da fare, ed è tutto lasciato così. Noi viviamo in una perenne condizione di sofferenza, la nostra salute è gravemente minacciata. Chiediamo conto di questo. Perché la nostra salute deve essere minacciata in questo modo e perché chi dovrebbe occuparsene non se ne occupa. Ecco, oggi qui un po' tutti i comitati, 15 comitati insieme per chiedere cose precise all'amministrazione comunale. Sì, noi vorremmo essere chiamati in causa, anzi dobbiamo essere chiamati in causa perché viviamo la città 24 ore su 24 e dobbiamo essere tenuti in considerazione, altrimenti cioè, non... Cioè siamo la linfa vitale della città. Quello che si vorrebbe è che noi andassimo via da lì e che rimane un territorio franco a disposizione di queste esternazioni, diciamo, dei ragazzi e degli studenti che da qualche parte loro vogliono e devono mettere, e siamo noi che siamo in più. E chiudiamo questa pagina. Indagini in corso per risalire agli autori che nel fine settimana hanno sgonfiato gli pneumatici in zona Saragozza, un'azione che è già stata rivendicata da un collettivo nato proprio in Inghilterra. Ci fa il punto Maria Elena Mele. Il gesto è riconducibile al movimento ambientalista oppure a qualche balordo locale, ma sono in corso le indagini della Digos. Il questore di Bologna interviene in merito agli episodi di zona Saragozza. Nel fine settimana, infatti, ignoti hanno preso di mira gli pneumatici dei SUV e li hanno sgonfiati. Per spiegare le loro ragioni hanno lasciato anche un volantino sul parabrezza. Attenzione, abbiamo sgonfiato un pneumatico del tuo SUV, ti arrabbierai, lo sappiamo, non ce l'abbiamo con te ma con la tua auto. Un'azione, quella portata avanti dal collettivo internazionale Tire Extinguisher, nato in Inghilterra lo scorso anno, contro i SUV perché ritenuti inquinanti. Il nostro scopo, si legge ancora nel testo della rivendicazione, è rendere impossibile possedere un enorme inquinante 4x4 nelle aree urbane di tutto il mondo. Il biglietto prosegue inoltre con l'invito per una giornata a spostarsi a piedi oppure in bicicletta. Ma abbiamo degli indizi su chi può aver commesso un fatto del genere. Non li hanno bucati, li hanno semplicemente sgonfiati. È un gesto dimostrativo sicuramente proveniente da qualche movimento ambientalista in considerazione del fatto che queste auto inquinano. Quindi loro, ripeto, sono indizi, ma non escluso che possa essere anche un fatto riconducibile ad una criminalità comune. E in merito all'aumento delle telecamere nella zona, il questore di Bologna ha risposto. Io so che il comune, il sindaco, sta provvedendo in questa direzione. So che ci sono diversi progetti che sono stati già approvati. Il comune, è chiaro, sta operando e a breve sicuramente inizieranno i lavori. Non accettava la fine della relazione, la pedinava, la picchiava, le ha pure rubato l'auto, la insultava anche con frasi del tipo sei contro la mia religione. I carabinieri della stazione di Fontanelice in provincia di Bologna hanno così arrestato un marocchino 39enne, ora indagato per maltrattamenti contro i familiari, rapina ed altri reati. La donna di 36 anni aveva spiegato ai militari di aver avuto una relazione con l'uomo circa un anno fa. Da lei poi interrotta a causa del carattere aggressivo e geloso dell'uomo. La donna ha riferito di essere stata anche aggredita fisicamente con schiaffi, calci e anche un lancio di oggetti, tra cui un coltello, che le avrebbe anche causato una ferita. Il 39enne ora si trova al carcere della Dozza di Bologna. Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nei giorni scorsi hanno controllato all'aeroporto di Bologna i bagagli di un passeggero di nazionalità nigeriana in arrivo dal paese di origine via Casablanca, scoprendo oltre 700 farmaci illegali nascosti tra gli effetti personali occultati in valigia. Facciamo il punto in questo servizio.
Un uomo di nazionalità nigeriana è stato denunciato per importazione illegale di farmaci per traffico internazionale di sostanze stupefacenti di lieve entità. Durante i controlli eseguiti all'aeroporto Marconi di Bologna, la Guardia di Finanza ha infatti scoperto che l'uomo, in arrivo da Casablanca, dove aveva fatto scalo, trasportava con sé oltre 700 farmaci illegali che nascondeva tra i suoi effetti personali. Il trasporto dei farmaci infatti è avvenuto senza le autorizzazioni ministeriali e per questo motivo sono stati sequestrati. Inoltre, nei bagagli dell'uomo sono stati rinvenuti in alcune confezioni di medicinali anche circa 100 capsule che, sottoposte al test antidroga, sono risultate positive ai principi attivi della morfina e del metadone. Hanno svolto oggi la prima giornata di servizio gli assistenti pedonali del progetto Ruote Ferme Pedoni Salvi, ideato dall'Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus e recentemente sottoscritto dal Comune di Bologna. I primi 5 assistenti pedonali, in tutto sono 16, equipaggiati con pettorine e palette ed affiancati dagli agenti della Polizia Locale, hanno presidiato oggi gli attraversamenti presso le scuole Tambroni e le scuole Testoni, oltre a quelli di Piazza dei Tribunali e Via D'Azeglio, di fronte proprio al Tribunale di Bologna. I volontari hanno il compito di vigilare gli attraversamenti pedonali a rischio, in particolare quelli di fronte alle scuole e agli uffici giudiziari. L'intento del progetto è sia assicurare una maggiore tutela per gli utenti deboli della strada, sia rieducare gli utenti sottoposti a misura alternativa che hanno commesso un reato in violazione al codice della strada. Ed è scomparso ieri a Ravenna, nell'ospedale dove era ricoverato a seguito di una lunga malattia che lo aveva tenuto per molto tempo lontano dalle scene, Ivano Marescotti, attore poliedrico di teatro e cinema, ma anche regista. Una carriera lunga, ricca di film, moltissimi spettacoli in tanti teatri italiani. Nonostante la sua vis romagnola, Marescotti era comunque molto legato e molto amato anche a Bologna, lo ha ricordato il sindaco Lepore. No, a so di Romagnol, allora se siamo romagnoli cosa c'entriamo noi con le miglie? Emilia trattino Romagna, gli attacchi male, eh? Emilia, già se cominciamo il contrario l'era mai, Romagna trattino Emilia era già meglio, no? Cosa c'entriamo noi che l'Emilia dice, ah ma siamo cugini, sti du marron, non siamo, siamo tutti fratelli al mondo. Allora. Il monologo sulla Romagna, dove Ivano Marescotti traccia ironicamente una linea di demarcazione netta tra Bologna e Ravenna, tra Emilia e Romagna, è forse una delle tante gag che hanno reso popolare l'attore scomparso ieri all'ospedale di Ravenna a 77 anni dopo una malattia che lo aveva tenuto lontano dalle scene per molti mesi. Originario di Bagnacavallo, ma spessissimo anche sotto le due torri, Marescotti è stato un grande attore di teatro ma anche di cinema. Famosissima e divertentissima la scena in cui interpreta il leghista convinto nel film Cado dalle nubi di Checco Zalone. Ma Marescotti ha lavorato anche in produzioni internazionali, recitando sul set del Talento di Mr. Ripley accanto a Matt Damon o in Hannibal di Ridley Scott o ancora in King Arthur. Insomma, una carriera, quella di Ivano, ricca e longeva, costellata di circa 130 lavori in Italia e all'estero, tra fiction, film e teatri e tra TV e cinema. 5 anni fa Marescotti aveva fondato la TAM, il Teatro Accademia, una scuola nazionale per aspiranti attori teatrali e cinematografici a Ravenna, una missione a cui si era dedicato con tutto se stesso e che non ha abbandonato fino all'ultimo. L'Emilia Romagna lo aveva voluto anche come testimonial della regione. A dispetto della sua professata antipatia verso i bolognesi e gli emiliani in genere, in realtà Ivano Marescotti passava spesso per Bologna. Credo che Bologna debba essere grata a una figura importante come quella di Ivano Marescotti, un attore, un grande maestro, una persona impegnata, e tutto il cordoglio della nostra amministrazione verso la famiglia che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni e di seguire. Un grande attore che ha fatto la storia del cinema italiano a livello internazionale, ha avuto moltissimi riconoscimenti e va ricordato di lui anche l'impegno per le radici, la promozione del dialetto, la lingua locale e la voglia di essere un attore internazionale piantato in Emilia-Romagna, capace anche di aprire teatri e scuole per i ragazzi. La vera Romagna sono solo io davanti allo specchio, non litigo mai con nessuno da solo, quando sono da solo non litigo mai e mi guardo allo specchio e sono forse che delle volte ho delle opinioni
che non condivido. Salutiamo anche noi con affetto Ivano Marescotti. Ora ci lasciamo per qualche minuto, rientreremo in studio tra pochissimo per parlare di sport. L'intestino è il tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotic Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Aspirnova. Progetta, costruisce, installa. Da oltre 30 anni operiamo nel settore dell'aspirazione industriale con l'obiettivo principale di trattare le emissioni di sostanze inquinanti e potenzialmente esplosive all'interno e all'esterno del luogo di lavoro. Progetta e produce impianti di aspirazione e filtrazione aria per il trattamento di fumi, polveri, nebbie oleose prodotte da diverse lavorazioni. Li installa, li collauda e offre un servizio di manutenzione periodica e straordinaria. Le nostre mission sono salute, sicurezza sul lavoro, ambiente. Aspirnova, i sarti degli impianti di aspirazione. Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni, Magica Parrucchieri è molto più di un hairstylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine, per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di Estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara, via Procaccini 10, telefono 051 36 16 12, 051 36 16 06. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma in farmacia. Dopo 25 anni di operativa collaborazione con importanti studi di ingegneria, architettura e urbanistica, ho avviato le mie agenzie immobiliari. Le case di Patti. L'esperienza è al servizio del cliente per supportarlo in ogni fase, dalla commerciale alla tecnica, affrontando e risolvendo qualsiasi problematica. Le agenzie e le case di Patti garantiscono equità di trattamento e parità di diritti delle parti. Le case di Patti, un pieno successo laddove gli altri si fermano o rischiano di compromettere l'investimento della vita. Le case di Patti, immobiliare per passione. E allora, brindiamo. Hello, Finders. Sky Sterling. Morning, Ari, please. Coming up. Alla nostra. Molinari, a shot of Italy. L'intestino è tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotic Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Ancora in diretta per parlare di sport, il Corno alle Scale di nuovo in pista con i campionati italiani giovani il 3 e il 4 di aprile ai Cancelletti nati del 2006, ci informa Alessia Salvatori. Nuovo appuntamento per il Corno alle Scale per lo sci con il campionato italiano giovani il 3 e il 4 aprile per i nati del 2006. Slalom speciale, slalom gigante per la categoria sia maschile che femminile. Premiazioni lunedì 3 a Vidiciatico e martedì 4 di fronte allo chalet e le Terme di Porretta. Questo è il campionato italiano giovani, quindi è uno degli appuntamenti più importanti a livello giovanile. È quello che determina le classifiche, che poi questi atleti sono quelli che i primi classificati entrano in squadra nazionale, quindi faranno parte dal prossimo anno del gruppo giovani della squadra nazionale. Si prosegue, è una stagione veramente forte perché la Federazione Italiana Sport Invernali ha lavorato molto e bene, anche in condizioni non sempre ottimali per quanto riguarda la neve. Noi come CONI naturalmente siamo vicini alla Federazione perché aiuta a promuovere lo sport dello sci e porta anche dei campioni da emulare. Questi saranno molto giovani, potrebbero essere i tomba del prossimo futuro, quindi lo guardiamo con favore anche perché speriamo che i ragazzi, purtroppo che sono un po' abituati a stare in casa a poltrire, noi li vorremmo sui campi da sci, non dico sugli sci ma su uno snowboard, ma almeno stare in mezzo alla gente, frequentarsi, darsi del tu, scherzare e ridere e fare anche un po' di pratica sportiva che comunque non fa mai male e in più facciamo un po' di turismo
nel nostro Appennino che merita di essere frequentato. Tutte le forme di sport in montagna sono importanti perché rappresentano un modo di vivere il territorio. L'innovazione sta nel riuscire a portare avanti questo tipo di economia nella maniera sempre più sostenibile, questa è un po' la chiave su cui stiamo lavorando insieme alle imprese del territorio. Diciamo che siamo stati anche baciati dal successo, perché effettivamente da quando il Corno alle Scale e tutto l'Appennino viene promosso 365 giorni l'anno sono aumentate le visite, l'interesse sia per la stagione invernale che per quella primavera-estate. È un momento questo direi favorevole, perché partiranno una serie di bandi importanti con i fondi strutturali europei e con i fondi regionali per potenziare e per qualificare l'offerta turistica della nostra regione e in particolare del nostro Appennino. Sono risorse significative, parliamo ad esempio di 25 milioni di euro per un bando per la riqualificazione degli alberghi, così come altri bandi che metteremo in campo per riqualificare tutta la rete dei pubblici esercizi, sono altrettanto importanti appunto per avere un tessuto economico in grado di appunto alzare la qualità dell'offerta, ma anche per creare delle opportunità di lavoro per i giovani della montagna. Ed ora siamo al basket, weekend positivo per le due bolognesi, la Virtus batte Pesaro e stacca Milano di 4 punti, bene anche la Fortitudo che superando Forlì conquista l'accesso ai playoff. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. La Virtus in campionato non ne sbaglia una e si conferma la prima della classe, battendo anche Pesaro, squadra in buona forma, reduce dal successo contro Brescia, ma i bianconeri, che in Eurolega avevano ceduto il passo al Real Madrid, in campionato marciano senza sosta e dopo aver battuto Milano nel turno precedente allungano ancora, grazie al successo su Pesaro per 88-76, complice la sconfitta degli uomini di Messina a Brescia. Meno semplice del previsto però la partita per la Virtus, perché Pesaro ha attaccato senza timori, rispondendo colpo su colpo alle iniziative di Schengelli e compagni, tanto da arrivare all'intervallo in assoluto equilibrio 45-42. Al rientro Virtus più concentrata, che ha cercato di far valere il maggior tasso tecnico della squadra e di gestire al meglio le energie. La stanchezza per le fatiche di Eurolega si sono fatte sentire nel finale, ma la squadra di Scariolo, pur cedendo qualcosa nell'ultimo periodo, ha portato a casa il successo senza troppa sofferenza. Virtus che sale a 38 punti in classifica, allungando a più 4 sull'Olimpia. Valeva molto invece la gara della Fortitudo, che battendo la capolista Forlì si è conquistato il matematico accesso ai playoff. Dopo una settimana di polemiche societarie da una parte e di emergenza giocatori dall'altra, non ultimo il forfè di Fantinelli, battere la capolista e chiudere la stagione regolare al sesto posto è stato un ottimo risultato per i bianco-blu, che si sono imposti 72-70 sui romagnoli, sfruttando al meglio anche il fattore campo, il solito Paladozza particolarmente caldo. E non ci sono altre notizie dell'ultima ora, vi ricordo invece che è sempre aggiornato il nostro sito, appunto, che viene costantemente rinfrescato con notizie di cronaca e naturalmente non solo, ma anche appunto di altri argomenti. Questo è tutto, grazie per averci seguito, io naturalmente vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di ATV. State con noi. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.